Io sono Karima El Marug, sono nata a Fkih Ben Salah il 1 novembre del 1992. Non sono una prostituta. Karima, non Ruby, una persona reale, non un personaggio, un'invenzione, per usare la sua definizione. Una mamma di 30 anni lontana dai racconti che il circo mediatico ha fatto di lei, dalle cene ad Arcore nella villa di Silvio Berlusconi, dal Bunga Bunga e dalla vicenda della nipote di Mubarak. Karima El Marug, una storia complicata alle spalle, l'infanzia solo apparentemente spensierata in Marocco e l'arrivo in quell'Italia che lei immaginava come un posto magnifico. I racconti dei maltrattamenti da parte del padre, che avrebbe faticato a accettare la sua voglia di integrarsi, di vivere all'occidentale per non sentirsi diversa dagli altri. Da lì le fughe ripetute da casa e quella definizione di ragazza problematica che l'ha portata nel tempo a essere affidata a 18 diverse comunità, dalle quali è regolarmente scappata. Karima sognava di lavorare nel mondo dello spettacolo, così sono nati gli incontri con Emilio Fede a un concorso di bellezza in Sicilia e con Lele Mora nella sua agenzia a Milano e a seguire quelle cene eleganti ad Arcore, a casa Berlusconi. A contorno, ma non troppo, un fisico appariscente che la faceva sembrare più grande di quel che era e che è finito sulle pagine di tutti i giornali il 10 ottobre 2010, il giorno in cui è esploso il Ruby Gate. Pochi mesi prima, esattamente il 27 maggio, l'accusa di un presunto furto e poi la telefonata e la nipote di Mubarak, Nicole Minetti, che va a prenderla in questura. Era ancora minorenne, Karima, uno scandalo la travolse. Tre diversi processi, l'ultimo, il Ruby Ter, e anche il primo in cui il suo nome è apparso sulla lista degli imputati. Assolta alla fine. Ho atteso i tempi della giustizia, dice, 12 anni e mezzo dopo quel giorno che ha cambiato la sua vita, ha scelto di rompere questo lungo silenzio e di raccontare tutta la sua verità in un libro che è una sorta di spartiacque tra prima e dopo, personaggio e persona, Ruby Rubacuori e Karima El Marug.